Ciao ragazzi, sono Omega, benvenuti in questo nuovissimo video di GTA 5 Online. Ragazzi, quest'oggi vedremo un'altra stupenda classifica che secondo me merita veramente. Ovvero, voi sapete benissimo che ci sono i completi, no? Tutti i tipi di completi che ci sono ormai da, non so, un bel po' di tempo, no? E allora, oggi ragazzi faremo una specie di classifica, no? Quindi vedremo praticamente quelli maschi, quelli maschili e quelli femminili. Allora, io direi di iniziare subito da quelli femminili, dato che comunque ho il personaggio femmina. Non prendetemi per stupratore o per qualcos'altro, ma ragazzi c'ho il personaggio femmina. Qui abbiamo un'ottima panoramica di tutto e vediamo praticamente tutto. Partiamo, secondo me ragazzi, dal costume che sta al primo posto, completo da business. Ovvero questo modello qui che vedete adesso. Tralasciando la macchia sporca di sangue sul braccio sinistro e la gamba destra, attillato al punto giusto, una giacchettina bella messa, diciamo, che rende comunque le spalle non troppo grosse, perché le donne non devono avere le spalle troppo grosse. E il seno ovviamente deve essere coperto, e questa collanina in mezzo che va a completare il vestito, dato che è un vestito abbastanza bianco puro come la neve. Secondo me ragazzi questo vestito comunque può anche indicare la purezza della donna, non di tutte ovviamente, perché alcune la danno anche a 5 anni. Al primo posto proviamo questo fantastico vestito che secondo me merita veramente tutto. E poi ovviamente non possiamo non considerare le scarpe, che sono veramente una swaggata assurda, cioè sono dei tacchi bianchi. Al secondo posto ragazzi troviamo il completo da, diciamo, da tipa che la fa la lap dance. Sinceramente ero un po' scettico se metterlo o meno. Provocante al punto giusto, una mutanda, sì, perché non è un perizoma. Ha soltanto una mutanda, dei cerchietti viola o blu per coprire i capezzoli, il seno è completamente visibile, i tacchi ovviamente devono essere a spillo per questo tipo di completo, perché se è una tipa che fa la lap dance ovviamente deve essere con i tacchi a spillo, questo mi sembra più che ovvio. Soltanto che è molto provocante, e attenzione quando lo usate, perché sennò su GTA 5 tipo vi stuprano e poi vi ritrovate il giorno dopo la donna col pancione e con 5 gemelli. Mentre ragazzi al terzo posto per quanto riguarda la donna c'è il costume, il completo da biker, ovvero sarebbe quello da motociclista. Notiamo già da subito che c'è un bellissimo leggings attillatissimo che mette, diciamo, in risalto le forme della donna. Dopodiché abbiamo un giubbotto che non è da meno, cappello assolutamente ignorante perché ci sta tutto nel biker, infatti è un costume completamente nero che si va a contrapporre a quello del business. Ovviamente ragazzi nella donna i tacchi non possono mancare mai, quindi forse per me avrei messo i tacchi a tutti i completi. Quindi anche qui tacchi neri e guanti che servono assolutamente, perché per andare in motocicletta ovviamente sapete, o in motore, che servono dei guanti. Ovviamente anche gli occhiali non dovrebbero mancare per rendersi più belli e più visibili. Successivamente ragazzi abbiamo il completo da pilota. Allora questo completo dobbiamo dire prima di tutto che secondo me è molto più da uomo che da donna. Essendo un pilota abbiamo ovviamente l'attrezzatura giusta, quindi un paracadute, delle cuffie per parlare magari con chi ci serve, la torre, insomma quelli che sono all'aeroporto. Ovviamente un'ottima attrezzatura come vi ho appena detto, delle ginocchiere se sono delle ginocchiere quelle, dei guanti e ovviamente delle scarpe tamarre, perché non puoi stare con i tacchi se sei un pilota. Soprattutto ragazzi se, non so, ci vogliamo far spawnare Uban 80, cioè ovvio ci sta tutto. Benissimo ragazzi, continuando adesso troviamo un altro costume che mi piace moltissimo, che mi l'ho sempre ammirato, indovinate? Eh sì, è il costume da poliziotto. Allora, il costume da poliziotto sulla donna è molto più sexy rispetto all'uomo. Vedo che le poliziotte sono più zua, più swag, più YOLO, non so come volete voi le chiamate, insomma. Comunque, secondo me ci sta molto più una donna che un uomo. E allora, ragazzi, anche qui cosa troviamo? Ovviamente, giacchetta ignorante della polizia, distintivo sul petto destro, sinistro, scusate. Poi troviamo un ottimo manganello e magari dei trick and track e bombe a mano che troviamo intorno alla cinta. Essendo una figura pubblica dobbiamo mantenere un certo stile, quindi non abbiamo messo dei tacchi anche qui, ma ci sono delle scarpe normali che devono comunque far sembrare la serietà del personaggio che stiamo vivendo. Dopo ragazzi abbiamo il completo delle rapine. E allora questo completo qui ragazzi, non so se viene, molto spesso viene comunque confuso per quello delle rapine. Io comunque lo chiamo così perché mi ricorda tanto quello. Figo fino a un certo punto, perché almeno io fino a un po', vedendo questo completo qua, mi inizio a scocciare. Soltanto il borsone è figo, ma io sinceramente tutti i player di GTA 5 Online non capisco perché tutti dicono che sia figo questo cazzo di completo. Ora, adesso indovinate che costume abbiamo? Quello della security, che è praticamente uguale a quello del poliziotto. Secondo che a me quello del poliziotto piace di più rispetto a questo, perché sinceramente questo mi dà tanto di quello delle
rapine o quello del biker, perché sono praticamente uguali. Ottimo cappello più alla francese, manganello, trick e track e bombe a mano intorno, granate, RPG, un completo nero con dei guanti soliti e delle scarpe solite per mantenere la solita figura. Poi ragazzi, ovviamente io non so, mi rimetto questo completo perché mi dà veramente di una cosa figata assurda, quindi secondo me per una donna su GTA 5 online questo è il completo top che dovrebbe tenere ogni donna. Poi ragazzi, ognuno ha i suoi gusti, io ho fatto questa classifica secondo i miei. Adesso dovremmo fare i completi da uomo. Omega versione donna vi saluto e adesso passiamo all'uomo. Lo squalo morto per terra non ve lo so dire. Mentre ragazzi, per quanto sono invisibile, questo è il primo completo che mettiamo nella classifica uomo, quindi il completo invisibile, ovvero corpo invisibile, dove è soltanto visibile la testa. Questo è il completo più utile perché potete fare meglio deathmatch a squadre, siete invisibili, insomma sapete già la solita cosa da dire. Uno comunque può fare molte cose, cioè non siete visibile il braccio e il corpo, quindi diciamo che siete meno visibili del diciamo del solito. Ragazzi, mi state facendo dire cose troppo ovvie. Proviamo un vestito che a me è piaciuto sin da subito, da quando l'ho visto. Sto parlando del vestito di Babbo Natale. Allora, questo ragazzi costume mi è sempre piaciuto da quando l'ho visto, perché mi piace proprio l'eleganza con cui è stato creato. Ragazzi, come notiamo, una giacchetta rossa con dei contorni veramente bianchi che sta a indicare appunto il Natale. Poi ovviamente le scarpe forse sono la cosa più cagata che c'è, i pantaloni rossi. Però ragazzi, la cravatta è stata la cosa che mi ha colpito di più in questo gioco. Le cravatte di questo gioco mi piacciono un casino. Il cappello ragazzi non ne parliamo, che mi ha fatto una sweggata proprio assurda. Quindi il cappello è la cosa che mi è piaciuta veramente di più di questo costume. Seguire Babbo Natale ovviamente ci sono gli elfi ragazzi, e questo è l'altro costume che ovviamente assomiglia a quello di Babbo Natale. Quindi anche questo ragazzi merita un certo favoritismo, per questo l'ho messo al terzo posto. La faccia è veramente quasi uguale a una degli elfi, e il completo è uguale a quello di Babbo Natale, quindi inutile che ve lo sto a rispiegare. Soltanto le scarpe si dovrebbero aggiustare. Se si potessero mettere delle scarpe diverse, questo costume con quello di Babbo Natale sarebbero proprio il top del top. Perché questo costume mi piace ragazzi? Nel mio paese, diciamo, gli operatori ecologici, quelli che raccolgono la spazzatura, quelli che vanno in giro col camion, sono fottutamente uguali a quello che c'è su GTA. Per questo metto al quarto posto il tipo, il trashman, quindi quello con la spazzatura, l'uomo della spazzatura. Piccolo gilet, se vogliamo chiamarlo così, o casacca, ignorante, sporca di merda, vomito di topo, carote marce e chi più ne ha più ne metta. Guanti ovviamente ignoranti che servono per fare questo lavoro. Baffetto ignorante per andare a rimorchiare ovviamente le donne sul trash. E vabbè, poi dei pantaloni mezzi sporchi e degli stivali, ovviamente ci stanno tutti. Ci sta tutto, a me piace. Questo qui ragazzi è il costume delle rapine. Soltanto che alla donna mi seccava un po', qui mi secca di meno. Voi direte, ma è praticamente uguale. Cioè, sì ragazzi, è uguale a quello della donna. Però non so perché, nell'uomo c'è un po' di maschilità. Forse sono praticamente uguali, o sono io che sto dicendo una cazzata. Anche qui ragazzi, vedete, troviamo un casco ignorante con una maschera veramente che ricorda Darth Vader di Star Wars. Poi ovviamente tutto messo bene con la borsa piena di soldi, milioni, un bel giubbotto antiproiettile e un buon pantalone fatto bene per, insieme, correre, cadere, fare capriole, insomma fare tutto come se fosse veramente una vera e propria rapina. Ho messo il costume da, diciamo, lo stesso che c'era nella donna, quello da pilota. Allora, diciamo che principalmente alcuni costumi sono uguali per entrambi i sessi. Come vedete, diciamo, il vestito è uguale, cuffie ignoranti per parlare, occhiali, paracadute e tuta. Io questo costume, ragazzi, lo avrei messo tra i primi, nella prima classifica insieme a quello di Babbo Natale. Tanto che questo, quello di Babbo Natale e l'elfo sono praticamente uguali. Quindi ho deciso di variare braccia, perché non mi piace assolutamente quel coso in cerchio dal mezzo. Cioè, che cazzo è quella cosa lì in mezzo? Ai gomiti, non mi piace per niente. E quindi l'ho messo a questo posto. La cosa che mi ha colpito di più di questo costume è assolutamente la maschera, che mi ricorda veramente un film horror degli anni 80, che adesso non mi ricordo come si chiama. Però c'era un pupazzo di neve con questa faccia uguale e fottuta. Gilet ignorantissimo per andare a rimorchiare. Ragazzi, forse questo lo metto proprio al terzo posto adesso in live, attenzione. Comincia. E cravatta. Scarpe finalmente sono delle scarpe decenti e non delle scarpe come quelle da ginnastica eccetera. Quindi secondo me questo costume, ragazzi, facciamo così, dai, lo mettiamo direttamente al terzo posto, lo facciamo scalare. Diciamo mafioso ballas, si chiama il costume da ballas. Allora, questo costume, ragazzi, mi piace molto perché si somiglia anche al prossimo che vedremo. Però ho messo questo al primo posto perché mi piacciono i colori con cui è combinato. Abbiamo cappello messo alla Salmo, quindi al contrario. Occhiali per non farsi riconoscere
e soprattutto la bandana non può mancare in questi tipi di costumi, perché ragazzi, se dobbiamo essere dei perfetti mafiosi slash rapinatori, ci deve stare per forza una cosa così. Poi mi piace soprattutto la giacchetta viola abbinata coi pantaloni viola con le strisce bianche. C'è l'altro vestito che si somiglia, ovvero quello da Tug, che sono praticamente quasi uguali, tanto che in più c'è il borsone e basta, una camicia bianca e nera con dei pantaloni neri, quindi più o meno si somiglia a quella delle rapine. Però anche questo, ragazzi, ci sta tutto, perché comunque mi piace come è stato abbinato la camicia, perché è quasi tutto nero. Tutto nero mi scoccia. Perciò mi piace come è stata abbinata la camicia bianca e nera col borsone di dietro, il cappello e anche i pantaloni. All'ultimo posto, ragazzi, troviamo un vestito che, cioè, secondo me, vabbè, è inutile, perché diciamo, ecco, per me è come se fosse un costume base. Però ragazzi, è uguale a quello che vi ho fatto vedere prima, quindi questi tre secondo me si somigliano molto. Stato anche questo messo l'ultimo posto, perché verde almeno così per me non si può proprio vedere. Questo è versione verde, quello di prima era versione viola. Pantaloni verdi, giacca verde, bandana verde, occhiali verdi. No, occhiali verdi no, però no, per me e no, questo non mi piace proprio, perciò l'ho messo all'ultimo posto. La classifica è finita, ci ho messo un bel po' di tempo, quindi se avete visto il video, ragazzi, vi ringrazio davvero tutti quanti. Se questa fantastica classifica dei completi vi è piaciuta, mettete un bellissimo like e scrivetemi insomma con un commento cosa ne pensate. Avrei dovuto farla prima, ragazzi, sanno che mi è venuta in mente soltanto adesso, perché con tutti i progetti che ho da fare, amen, l'ho fatto adesso questo video e non prima. Vi invito a lasciare un bellissimo like, superiamo i 200 like per questo video, mi raccomando, così portiamo un altro video magari sui completi moddati, quindi dipende tutto da voi. Ricordo di passare al mio profilo Instagram e Facebook, dateci un'occhiatina anche lì, ragazzi, tanto è roba veramente di 5 minuti nemmeno. Bene ragazzi, io vi saluto qui Omega, mi stanno bombardando ma io sono immortale, fuck tutti quanti, fuck the police, fuck tutti, ACAB. Ragazzi, noi se beccamo... al prossimo video.